Volevo tornare anche un giorno indietro, Luca, se sei d'accordo. Ieri mattina abbiamo sentito Parenzo, ci raccontava, no, di, abbiamo sentito anche l'audio certo. di Susi De Martini, che chiamava in campo proprio, insomma, chi secondo lei non doveva presentarsi. Ieri ovviamente Cruciani l'ha chiamata, alla Zanzara. Sentiamo cosa è successo. Aspetti un attimo, aspetti un secondo, personaggi. Qualche giorno fa hanno arrestato 4 personaggi, 2 del PD e 2 del nuovo centrodestra, quindi mi sembra che sia un problema diffuso in Italia. Ma cioè, perché lei dice che può essere perché lei dice che può essere arrestata, scusi? Chi? La signora Ronzulli. Ah, io non lo so, quello decideranno i magistrati. Ma che c'entrano i magistrati con la regia? Ma sta dicendo delle cose pazzesche. No, vabbè, scusi un attimo, che però mi avvertono la regia che chi è? Ronzulli? Buonasera a tutti voi, buonasera cara Susi. Questo è autentico spettacolo, eh? Attenzione. Ma che piacere sentirti, è sempre un grande piacere sentirti. La cosa che la cosa che mi sembra un po' strana è che fino a ieri eravamo allegre, eravamo d'accordo, cioè, francamente essendo un po' dal pero, ci rimango anche un po' male, non riesco a capire perché, però insomma, dal pero. Ma scusa, hai fatto questa telefonata, signora Ronzulli, lei ha fatto questa telefonata un po' di minaccia, come dice la signora De Martini, dicendo non puoi dire quelle cose, così sì o no? E questo è... Ma quale telefonata? Di che telefonata stiamo parlando? Della telefonata che mi hai fatto ieri, Licia, perché mi hai detto come mai avevo dichiarato queste cose a Parenzo. No. Non mai fatto una telefonata? Io ti ho fatto una telefonata, certo, e ti ho detto, scusa, mi fai capire perché hai detto queste cose? Mi sembra una domanda legittima. Considerato che ci eravamo viste fino al giorno prima tutte d'amore d'accordo, sono rimasta un po' male. E tu mi hai anche detto, no, ma guarda che non è una roba recente, l'ho fatta un mese fa, poi ero arrabbiata per quella famosa cena fatta con i consiglieri regionali a Liguria, però francamente per me era una polemica messa da parte. Quindi siccome ci siamo anche viste, abbiamo fatto il giro insieme in Liguria, siamo andate a braccetto fino all'altro giorno, io ieri ti ho chiamato e la mia telefonata era ovviamente non minacciosa per altro, cioè proprio per nulla, e ho detto ma scusa Susi, ma mi avvisano di questa agenzia, l'hai detta? Cioè una domanda legittima, e tu mi hai detto ma no, ma non è una cosa, figurati, non l'ho detto adesso, l'ho detto un mese fa a Parenzo, cioè non era una telefonata. Fermati, allora è incredibile, Giuseppe Cruciani è l'unico che riesce a fare meta radio, cioè crea un programma così straordinario e interattivo, mi sono anche rotto le scatole di elogiarlo, che poi bisogna farci la radio sopra. Io ieri stavo andando a Novara proprio a essere vaffanculato. Ed ero in radio. Vi dico poi la cosa divertente: sono ripartito alle 2 e c'era lo stesso pezzo dove mi ero fermato e la Zanzara perché andava in replica, e sono rimasto incantato da questo meraviglioso cortocircuito. Giuseppe, lo sai che ti dicono che l'hai messa su tutta, che allestita, era preparata, che era una grande coreografia. Ci crede, erano stupidissimi. Ma quale preparata? Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? No, ma lo sai che qualcuno l'ha detto, Cruciani entra nella campagna elettorale, il nuovo colpo della Zanzara. Allora, non c'era niente di preparato, iniziamo a spiegarlo. No. Ma assolutamente, l'unico, allora ragazzi, chi fa questo mestiere, lo sappiamo, voi lo sapete, bisogna creare, bisogna cercare di scoprire quelli che sono quello che succede in politica normalmente, cioè le persone si odiano, non si sopportano, si scontrano, come nella vita tra i giornalisti, come in tutte, diciamo, come in tutti i pezzi di società. No, ci sono persone che non si sopportano, nello stesso partito può succedere, si sa di odi nei confronti degli uni, nei confronti degli altri. Il mestiere nostro è portare alla luce queste robe qui. La signora Susi De Martini, che è un europarlamentare genovese subentrata quando si è dimesso Mario Mauro al Parlamento europeo, è una che da tempo, l'abbiamo già invitata una volta alla Zanzara, da tempo sostiene di essere marginalizzata, di essere stata e di essere ancora marginalizzata da Forza Italia, perché lei non è una bella ragazza, perché non è nelle grazie di Berlusconi, eccetera eccetera. Lei dice di essere competente, mentre le altre dice che le altre sono meno competenti di lei. Vabbè, insomma, è una sua opinione personale. Dopodiché aggiunge un'altra cosa, ma questo già lo diceva, aggiunge che la signora Ronzulli, perché è molto vicina a Berlusconi, eccetera eccetera, viene favorita dagli organi locali del partito rispetto a lei, cioè dicono diciamo ai potenti di Forza Italia in Liguria e non solo in Liguria di mettere sulla scheda Ronzulli invece di Susi De Martini. Vabbè, questa è la premessa. Dopodiché viene da noi alla Zanzara e va oltre questa cosa qui.
cioè dice sostanzialmente che Berlusconi è ricattato dalla Ronzulli per la vicenda Ruby, che lei è si vuole candidare per l'immunità parlamentare. Ma tu non lo sapevi questo, ovviamente? Ma in parte lo sapevo, così esplicitamente, non lo sapevo, non così, ovviamente. Ecco, non così, è chiaro. È stato sorprendente, si è arrivato a dirlo, poi essendo compagna di partito, amica, esatto, come diceva la Ronzulli. Però non ha niente da perdere in questa campagna elettorale, perché molto probabilmente non sarà eletta per le ragioni che dicevamo, perché il partito appoggia altri, anche se non ci dobbiamo dimenticare, la signora De Martini è una che ha preso 20.000 voti alle passate elezioni, cioè una che localmente è molto forte. Comunque è arrabbiata con la Ronzulli, con il partito a livello locale, a livello nazionale, perché lei dice loro appoggiano un'altra persona. In più ci mette il carico da 90, cioè dice la Ronzulli non sa l'inglese, non ha meriti, viene appoggiata da Berlusconi solo perché sa un sacco di cose sulla vicenda Ruby e sulle scene di Arcore, dice che lei organizza solo le feste, non ha nessuna competenza. C'è un attacco che non si è mai visto da parte di una esponente di Forza Italia a un'altra esponente di Forza Italia. E cosa succede? Succede che noi facciamo questa intervista come al solito, a un certo punto i miei assistenti, che Luca conosce benissimo, dall'altra parte del vetro, cosa mi dicono? Guarda che ha chiamato al centralino o al telefonino nostro di redazione, adesso non mi ricordo, la Ronzulli che vuole intervenire. Che facevo io? Non la facevo intervenire? Certo che la faccio intervenire. La metto in linea, mi sorprendo del fatto che chiami, perché oggettivamente è un errore clamoroso dal punto di vista della comunicazione, chiama in diretta e comincia una specie di duetto che è quello in parte che avete mandato voi. Per cui non c'è niente di preparato, è come la vicenda Barilla, la vicenda Barilla è Barilla che chiama alla radio dicendo che voglio intervenire per parlare di quello che ha detto la Boldrini, e da qui poi le considerazioni sue sui gay, sugli spot della famiglia, eccetera, eccetera. Noi in questo caso siamo assolutamente spettatori e, se vogliamo, anche... E che succede? Ci sarà un'altra puntata? Com'è che diceva Chedini? Siamo utilizzatori finali. Utilizzatori finali, esatto. Utilizzatori finali dello scatto. Ma ci sarà secondo te un'altra puntata? Secondo, questa cosa crea visibilità su entrambe? Questa cosa crea visibilità soprattutto sulla De Martini, diciamo la verità, perché la Ronzulli ne esce come quella che viene messa in lista solo perché... Vabbè, ma lei le hanno dette di tutti i colori anche l'altra volta e ha digerito tutto. Sì, è vero, per carità. Però, comunque, certamente la De Martini passa come quella che dice le cose, no, pane al pane, per cui non esce male, secondo me, da questa vicenda. Ho saputo anche che poi ha mandato dei messaggi a delle altre sue amiche di Forza Italia, che sono nemiche tra virgolette della Ronzulli, dicendo beh finalmente l'abbiamo abbattuta, cose di questo tipo, l'abbiamo fatta fuori. No. Cioè la signora è molto battagliera. Sai che la De Martini, ce lo dice il nostro mitico Mirko, e come sai controlla tutto, ha messo già il file in grande spolvero sul suo canale YouTube. Nonostante i rimproveri che gli sono venuti dalla Gelmini ieri sera, da Toti, da quello che mi hanno detto, perché è evidente che una faida all'interno di Forza Italia non è certamente il primo problema di Forza Italia in questo momento, ce ne sono altri, le vicende giudiziarie, Berlusconi, eccetera, eccetera, si aggiunge anche questa roba che certamente non è una roba, vuol dire che dà lustro al partito, per cui anche il fatto che lei mette in mostra quello che è successo ti fa capire come sia con un piede fuori, cioè dopo le elezioni sicuramente non credo che resterà dentro. Pensa Forza se viene eletta. Ci sarebbe, beh, sì, quello sarebbe abbastanza clamoroso, bisogna dire la verità. Io non so quanto il partito riesca ancora, Forza Italia, a controllare i voti sul territorio, perché c'è stato un sommovimento generale, in particolare in Liguria, con i voti di Scajoli, libera uscita, eccetera, eccetera. È vero che pesano di più i voti della Lombardia per quello che riguarda le elezioni, come peso specifico, certo. Esatto, per cui e ancora credo che la Lombardia sia l'unico posto in Italia dove, se Berlusconi dice voglio che sia eletto Toti, voglio che sia eletta Ronzulli, insomma i suoi voti possono pesare, diciamo la verità, perché la Lombardia in fin dei conti Berlusconi ha affidato alla Gelmini un compito, quello di fare eleggere Toti e Ronzulli. Ieri ha fatto, mi sembra, un messaggio esplicito nei confronti di Toti, Berlusconi, per cui credo che alla fine Toti ce la farà ad arrivare prima in quella circoscrizione. Adesso la prossima volta, e ti dico che sei un servo di Berlusconi, non fare il bastian contrario, che cavolo, che poi noi che ti vogliamo bene soffriamo, dici sì è vero, non me ne frega niente quello che dice, che dite, andatevene a quel paese, di no, io sono quello che ha fatto questo casinetto, perché a te poi piace e dici sì sì è vero, ha ragione.
No, è vero, ma insomma, poi questa è il retroscena di un processo, cara sì. Valentina, abbiamo fatto al Festival del giornalista in cui mi sono trovato in questo compito ingrato di avvocato divertente di avvocato difensore della Zanzara, era un gioco ovviamente con Bonini che faceva la pubblica accusa. E io stavo iniziando questa ringa, come fanno tutti i grandi retori, dicendo lo accusano di questo e questo, e lui ha fatto ammazzo e tu saresti l'avvocato. Quindi ormai c'è una tale confusione di ruoli fra noi e gli zanzaristi che siamo un po' nei guai. Però è vero che a lui piace da morire e dice oh ma vaffan bene, ma accusate di questo, è vero. Però bisogna dire un'altra cosa, che nel collegio difensivo della Zanzara sulla questione delle telefonate e degli scherzi telefonici c'era in realtà un conflitto clamoroso all'interno del gruppo Repubblica. Da una parte c'era Carlo Bonini di Repubblica che era è vero e dall'altra parte un altro che è Alessandro Giglioli dell'Espresso che era invece sulle posizioni nostre, sulle posizioni tue, certo. Eccetera. Per cui e Giglioli era fantastico, si era preparato veramente 35 pagine di arringa. Veramente. E poi è stato molto bravo, perché quel dibattito che prendeva a pretesto la cosa della Zanzara è un grande dibattito sul giornalismo. Magari una volta facciamo una sintesina prima. È la possibilità di chi compra ma i non giornali, mandare la questo. Possibilità di chi legge i giornali, la possibilità del mondo dell'informazione di squarciare il velo dell'ipocrisia. Vai, grande, questa è la mia tesi difensiva. Senza neanche esserne pienamente consapevoli, ma vale anche per questo. Però, Luca, e qui non c'è lo scherzo, non c'è il trucco. Sì. Qui è tutto en plein air, come esattamente dicevo. La lingua della Zanzara è la lingua che squarcia il cortocircuito. Queste due dovevano litigare. E dov'è che si sono trovati questi geni diabolici alla Zanzara? Dicevi? No, dicevo un'altra cosa, guarda, forse questo è anche il posto giusto per raccontare una cosa, perché si può parlare liberamente. Retroscena! No, ma è questo, c'è un conflitto aperto che non interessa a nessuno, ma è curioso, tra Giovanni Toti e la Zanzara. Il punto fondamentale, lo sai no, qual è? Non lo sapevo! Sì, cioè, non vuole venire ospite da noi. Gli fate un pacco micidiale no. Se viene. No, non facciamo nessun pacco. No, gli fate un pacco, lui si trova in un pacco perché si deve commentare. Ma no, ma non è detto, perché poi sai, noi siamo camaleonti, dunque abbiamo bisogno qualche volta anche di notizie, di cose, per cui non è che siamo sempre là a bastonare, lo sai, usiamo bastone e carota a seconda delle situazioni, insomma, bisogna essere così. La questione è molto semplice, ci rimproverano, mi rimproverano in particolare di aver insistito con alcuni ospiti sulla caratura politica di Toti com'è, Toti come non è, ha carisma, non ha carisma, con alcuni ospiti tra cui Vittorio Feltri, tra cui Scagliola stesso, che ha parlato malissimo di Toti da noi facendo i titoli dei giornali. Questa cosa qui è stata, come dire, una sorta di punto di non ritorno, per cui Toti sostiene, ovviamente non pubblicamente perché non è un argomento di discussione pubblico, che io in particolare ho una sorta di fissazione nel figuriamoci io, Giovanni Toti lo conosco non bene, ma lo conosco da un sacco di tempo, penso che sia una persona intelligente. Ovviamente dopo, quando uno va in politica, per me sono tutti uguali, capito? Cioè, quando uno scende in politica e ha un ruolo importante, per me non c'è distinzione, non è che uno di Forza Italia, del Partito Democratico, si trattano tutti allo stesso modo. Se io penso che uno abbia detto una stupidaggine, ho detto una stupidaggine, punto. D'altra parte non è nemmeno quello il punto. Toti fa notizia perché è nuovo, per cui se c'è qualcuno all'interno del gruppo di Forza Italia che parla male di Toti, io prendo quello del gruppo di Forza Italia che parla male di Toti, ma non è che lo faccio per gettare cattiva luce su Toti, lo faccio semplicemente perché è una notizia, certo. Punto, e le cose lo confermano, perché quando qualcuno ha parlato male di Toti, la notizia è andata sui giornali, ma perché è normale che sia così? Il delfino scelto da Berlusconi, la persona scelta da Berlusconi per guidare il partito, nella sostanza questo è, lasciamo perdere le cose formali, è quello che attira grande attenzione su di sé. Se c'è qualcuno all'interno di Forza Italia o comunque all'interno del centrodestra che parla male di quelle persone dicendo che è una scelta sbagliata, che lui non è in grado, che eccetera eccetera, io lo prendo, ma lo prendo perché fa notizia, non è che lo prendo perché sono cattivo con Toti. Cioè, questa cosa qui non vuole entrare nella testa di chi fa politica, che uno non sta lì a fare battaglie personali, uno cerca le notizie e dov'è che si trovano le notizie? Sulle persone. Questo è il punto, non c'è altro. Non c'è dubbio, allora lanciamo un appello al nostro collega Toti. Giovanni, vai alla Zanzara, vai che è spettacolo, vai che si infiamma la campagna elettorale, vai! Che dici? Verrà? Quando si chiude questa cosa? Ma non so, io spero di sì, non ho, ti ripeto, non ho nessun problema, anzi penso che sia una persona veramente...
È chiaro che quando uno scende in politica e c'è Berlusconi accanto, bisogna recitare un po' il mantra del berlusconismo, per cui alcune cose in cui magari non credi troppo, alla fine ci credi per forza, non so come dirti, cioè, o comunque fai finta di crederci, ma questo fa parte del gioco, per cui anche Toti, che io sono sicuro non è che crede al complotto dell'Europa contro Berlusconi, non crede magari a alcune cose che dice Berlusconi, deve un po' recitare la parte, ma va benissimo questa cosa qui. Però davvero ho stima dal punto di vista personale di Toti, e non capisco perché lui, che ha fatto il cronista, il giornalista, non comprende fino in fondo qual è il nostro ruolo, che è il ruolo di un po' di rompere i coglioni, un po' di fare battute, un po' di essere sarcastici, un po' di tagliare le cose con l'accetta, e soprattutto di trovare notizie. E dove si trovano le notizie? Le notizie si trovano quando si parla delle persone, e una persona nuova arrivata in quell'inferno che è Forza Italia, quando c'è qualcuno che parla male di te, noi lo cerchiamo, ma non è che lo cerchiamo perché siamo cattivi con Toti, lo facciamo con tutti. Quando c'era Renzi, adesso trovare uno nel PD che parla malissimo di Renzi in maniera esplicita è complicato, no? Molto complicato, a parte alcuni casi, eccetera. Se c'è uno che viene, non è che noi siamo contro Renzi, andiamo a cercare uno che parla male di Renzi, ma insomma, è talmente banale come cosa che veramente faccio fatica a spiegarla. Perfetto, grande, questo è il testamento artistico, non che scomparirai, ma diciamo finora è ciò che spiega la tua radio. Allora ci sentiamo presto, ciao Giuseppe, andiamo ciao, ragazzi, a Baldo Gutierrez. Ciao.